Se sei stanco di avere cavi che si aggrovigliano tra loro o che si spezzano, in questo video ho la soluzione per te. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro dei prodotti semplicissimi ma ottimi, soprattutto se avete la mania dell'ordine. Si tratta di due semplici cavetti di ricarica e di trasferimento dati, che hanno però la particolarità di essere magnetici. I cavetti in questione sono a marchio MagTame e andiamo subito a vedere le confezioni dei due cavi. La prima confezione è questa, che contiene un cavo in taglia mini, quindi sottile, magnetico e facilmente trasportabile. La seconda invece è più grande. Questo perché ospita un cavo più spesso del precedente, anch'esso magnetico. Apriamo entrambe le confezioni e vediamo i due cavetti. Questo è il primo cavo, in color argento. Questo cavo è USB-A da un lato e Type-C dall'altro. Tuttavia è disponibile in quattro formati, da USB-A a Lightning, da USB-A a USB-C, da USB-C a Lightning, da USB-C a USB-C. Il cavo in questione ha una lunghezza di 1,5 metri, tuttavia esiste in commercio anche la versione da 1 metro e quella da 2 metri di lunghezza. Questo invece è il secondo cavo, di colore nero e più spesso rispetto al precedente. La differenza di spessore tra i due cavi dipende dal fatto che questo nero ha una potenza di carica e una velocità di trasferimento dei dati maggiore rispetto al precedente. Ha infatti una potenza di carica da ben 100 W ed una velocità di trasferimento dei dati di ben 20 gigabit per secondo. Il cavo argentato, invece, ha una potenza di carica di 60 W ed una velocità di trasferimento dati di 480 megabit per secondo. Dunque, con entrambi i cavi potremo ricaricare i nostri dispositivi e trasferire dati da un dispositivo all'altro. È ovvio però che con questo cavo più spesso si potranno trasferire dati, compresi audio e video in 4K, ad una velocità di gran lunga superiore. Naturalmente però il prezzo sale di parecchio rispetto al cavo precedente. Io comunque, come sempre, vi lascerò tutti i link per l'acquisto in descrizione video. Ma andiamo ora a vedere quella che è la particolarità di questi cavi. Si tratta infatti di cavi che hanno al loro interno un potente magnete che ripercorre l'intera lunghezza del cavo. Questa caratteristica consente che questi non si aggrovigliino e che possano quindi essere arrotolati su se stessi facilmente. A differenza dei classici cavi, quindi, non avremo bisogno di fascette per tenerli in ordine. I cavi, nonostante il magnete interno, sono molto flessibili e possono essere arrotolati in modo più o meno ampio a seconda delle nostre preferenze. Essendo magnetici, poi, possono anche essere appesi a superfici metalliche, in modo da averli sempre a portata di mano. Potremmo ad esempio appenderli al case metallico del nostro PC ed averli pronti all'uso, oppure appenderli ad una qualsiasi lastra in metallo. I cavi così arrotolati sono inoltre più comodi da riporre in uno zaino e da portare con sé in modo ordinato. Altra caratteristica che me li fanno preferire rispetto ai classici cavi è che hanno una grande resistenza e difficilmente possono spezzarsi. Il problema della maggior parte dei classici cavi è che dopo un certo periodo di utilizzo, a furia di attaccarli e staccarli, si spezzano. Questi cavi invece sono realizzati in un nylon intrecciato ultra resistente e il brand dichiara che riescono a reggere addirittura un peso di 30 kg senza spezzarsi. Nel caso di questi cavi sento quindi di poter utilizzare l'espressione "un cavo è per sempre". Ovviamente, se siete interessati al prodotto, vi lascerò i link in descrizione video per l'acquisto. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate recensioni, unboxing e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!